Il viaggio è uno stato di costante sospensione nello spazio, nel quale non ci si trova di fatto né qui né lì, ma da qualche parte nel mezzo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare di un nuovo libro per la serie dei topi di biblioteca. È un romanzo di viaggio ed è per l'appunto, come avrete letto dal titolo, Io viaggio leggera di Clara Benson. Vi racconto un pochino la trama, senza spoiler, giusto a grandi linee. Clara, la nostra protagonista, dopo un crollo emotivo, decide di iscriversi a un sito di incontri online. Tramite questo sito conosce e poi incontra Jeff, che è l'altro protagonista di questa avventura. Si frequentano da molto poco quando lui, così un po' all'improvviso e prendendola anche un po' alla sprovvista, decide di proporle un viaggio un po' folle di 3 settimane attraverso l'Europa. Tutto questo senza piani, senza itinerari prestabiliti, ma soprattutto assolutamente senza bagagli, praticamente solo quello che hanno indosso. Li seguiamo quindi nelle loro avventure in giro per l'Europa, per l'appunto tra Turchia, Grecia, Ungheria, Bosnia, Croazia, Scozia e Inghilterra. Questo romanzo lo vedo un po' come una sorta di diario di viaggio, ricco anche di flashback che ci permettono di ricostruire un pochino il passato di Clara e anche di Jeff, ma che vede protagonista non solo il viaggio in sé attraverso l'Europa, ma anche l'evoluzione del rapporto tra i due. Non vi faccio ovviamente spoiler. È un libro che ho trovato molto piacevole e scorrevole, l'ho letto anche in relativamente poco tempo e ha catturato fin da subito la mia attenzione facendomi appassionare alle vicende narrate. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se volete seguirmi nelle mie avventure e nelle mie letture. Se avete letto questo libro e volete raccontarmi quello che ne pensate, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!